Questo è un vecchissimo PC che mi sono procurato. Diciamo che l'ho ritrovato in soffitta, per così dire. Immagino sia relativo al periodo del 2004-2006, all'incirca, quindi vecchissimo, ma non più di tanto. Tuttavia, questo non è funzionante, di conseguenza siamo liberi di smontarlo completamente, a differenza del vecchio video che abbiamo fatto. Ora, purtroppo, io mi ritrovo con il mignolo rotto, se vi ricordate dal mio precedente video, quindi ci vorrà un po' di tempo. Cominciamo con la parte più semplice. Qui ci sono un bel po' di attrezzi che mi aiuteranno per rimuovere il tutto. La parte più semplice è appunto rimuovere la batteria. Qui abbiamo due semplici interruttori, con, se volete chiamarli così, uno qui e uno qui. E semplicemente, se tirati nel modo giusto, la batteria, eccola qua, viene via. È molto leggera per essere una batteria appunto abbastanza capiente, mi sembra sia da 50 watt o cose del genere di capienza. Comunque 3500 mAh naturale per queste batterie. Quindi ora comincio a rimuovere tutte le parti e poi appunto niente, rimuovo tutti questi pannelli e poi vi faccio vedere. Ok, ci ha voluto un po', ma finalmente siamo riusciti a smontare i pannelli frontali. Qui abbiamo il disco rigido, qui abbiamo la memoria RAM e qui tutti i vari appunto pezzi di RAM, la ventola perché non ci sono più ventole qui, di raffreddamento, eccetera, eccetera. Qui ci sono altre cose che poi andremo a esaminare. E niente, ora continuiamo a smontarlo. Questo disco appunto è il disco fisso del PC, l'hard disk, e dovrebbe essere da 40 giga, sì, infatti. Quindi non è una grande memoria, però bastava per i tempi. È danneggiato ed è il motivo per cui questo PC appunto non vale la pena aggiustarlo perché oltretutto è vecchio. Do un'occhiata alle viti per vedere se magari con alcuni miei cacciaviti possiamo smontarle. Penso di sì. Quindi forse posso farvi dare un'occhiata all'interno di questo disco. Questo è il display del nostro PC. Ho già rimosso tutte le viti, o meglio quasi tutte se non sbaglio, e adesso semplicemente andrò a vedere se me ne manca una. A quanto pare sì, non dovrebbe fare la differenza in ogni caso. Comunque sia, ora cerco di smontarlo. Come vedete, ecco qui, c'è solo questo aggancio. Semplicemente con le viti rimosse il tutto viene via senza problemi. Questa parte non ve l'avevo mostrata nel vecchio video, se vi ricordate. Di conseguenza adesso appunto ve la mostro. Quindi adesso partiamo dall'altro lato, dobbiamo far venire via tutta questa cornice ed ecco qua. Questa cornice va a finire con il resto dei pezzi che poi vi elencheremo e adesso procederò con lo smontare tutto il resto dello schermo. Ok, ormai mi vedete in terra perché non c'è più spazio sulla scrivania e questo è quello che viene fuori. Quindi bisogna semplicemente rimuovere tutto questo adesivo che abbiamo qui sul retro, un po' come abbiamo fatto per il vecchio schermo. Qui ci sono giusto un paio di cavi che brutalmente vado a rompere perché non ci servono, così possiamo continuare a rimuovere questa roba. Quindi, così con calma, molta calma ovviamente, perché questa roba comunque non è quello per cui sto andando in cerca, quindi posso andare forte quanto voglio qui. E ora con calma dovremmo vedere lo schermo che viene via. Ecco qua, qui dentro c'è la roba interessante che vi mostrerò a breve. Mentre io cerco di aprire lo schermo, lui cerca di disassemblare il resto del PC. Si stanno accumulando molti pezzi. Finalmente sono riuscito a smontare questo schermo e lui è riuscito a smontare tutto il resto. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo qui. Lì c'è tutto il frame e le cose varie ed ecco qua le cose interessanti. Un foglio di plastica, utile per diffondere la luce, ovviamente. E questa è la parte più interessante. Con questa parte io ho aggiustato una finestra, il pezzo di plexiglass. Infatti ho intenzione di utilizzarlo per aggiustare sempre la stessa finestra. Mettiamolo qui. Qui è dove ci sono le parti più strane.
soprattutto questo foglio che ora vi vado a descrivere. Questo è un altro foglio di plastica per diffondere la luce, e questo è un foglio che ti storce la luce. Vi potete vedere in modo stranissimo. Due nicola stiamo vedendo. Questo è molto divertente da piazzarselo davanti e andare a giro cercando di vedere, ma allo stesso tempo conveniente per la luce. Quindi abbiamo un altro, quindi addirittura due in uno. E qui un ultimo foglio di plastica, semplicemente prima di arrivare allo schermo vero e proprio che andrò a buttare perché ve lo metto alla luce e vedrete che è distrutto. Guardate? Completamente distrutto. Questo schermo se ne va nella rovetta. Continuiamo con lo smontaggio. Finalmente siamo arrivati, finalmente al cuore di tutto il computer. Ecco qua. Questo che vedete inquadrato, vediamo un po' se riesco a trovarvelo. Guardate come si vede bene. Questo qui è il fantastico processore Intel Celeron M, 1,5 GHz, ovviamente 32 bit. Qui abbiamo le memorie RAM. Essere proprio, eccole qua, queste qui estraibili naturalmente 512 MB. E qui tutte le altre schede video e audio, insomma, grosso modo. Ora cercherò di smontare il tutto da qui. Dopo aver rimosso la scheda RAM, con tutte queste RAM appunto da 512 MB, che è ancora perfettamente utilizzabile, e questa scheda che penso sia o la scheda grafica o un altro tipo di scheda, siamo arrivati al processore. Ho rimosso tutto ciò che lo tiene insieme ed eccolo qua. Qui abbiamo tutti i contatti interni. E qui i contatti sul processore. Questo piccolo pezzo è quello che fa funzionare tutto il PC ed è incredibilmente potente. Ora, è chiaro che questo è un vecchio processore, ma è da 1,5 GHz, quindi è abbastanza buono. È un 32 bit, ma niente di grave. Ammirate tutti questi piccoli contatti in oro, sia nel processore che qui. C'è un bel po' di oro qui, possiamo vedere. Davvero. Secondo me, se estratto tutto, ci si può fare anche 2-3 euro di valore. Comunque, questo è quanto. Ovviamente, io non lo starò a rimettere a posto perché ci ho messo un secolo a tirarlo fuori. E niente, questo processore è ancora perfettamente utilizzabile, ve lo assicuro perché, appunto, non ci sono danni superficiali. Casomai lo esamineremo sotto l'ingranditore ora, tra un attimo, per vedere un po' come funziona. Quindi, sì, facciamolo, andiamo a vedere com'è fatto. Ok, scheda madre o processore? Io direi processore. Partiamo dal lato superiore. Ok, blocchiamo il piano. Andiamo un po' a vedere cosa possiamo vedere. Se zoomiamo al massimo dovremo vedere tantissime cose. Ok, questo è il punto centrale, un po' corroso dal tempo probabilmente. Eccolo qua, Intel MC02. E qui passiamo qua sopra, vediamo un po' cosa possiamo trovare. Questo prende il numero di serie SL7ME 1500-512. Ecco, immagino che questi siano tiro a caso perché potrebbe essere anche una coincidenza. Probabilmente questi sono i megahertz, 1500 MHz, e magari questa è la RAM supportata, 512 MB. Ma sto tirando a caso. Comunque, passiamo all'altro lato, vediamo se veramente questo processore può essere riutilizzato, se è sopravvissuto al processo di rimozione. Perché comunque io ho un PC che va esattamente con questo Intel Celeron M e nel caso si rovinasse magari potrei. Ok, allora direi di zoomare molto, molto di più. Ok, mi sa che siamo arrivati al massimo. Ecco, tutti questi piccoli contatti sono probabilmente parte del cuore del processore. Ecco quello che abbiamo qui. Oro, oro, nient'altro che oro. Potessero essere veramente a questa grandezza ci faremmo una fortuna. Ok, tutti questi piccoli residui probabilmente sono qualcosa che aiutava la connessione, probabilmente. Non vi so dire così a prima vista se può essere utilizzato, io sto solo controllando le condizioni di tutti i vari pin. Se ce n'è uno piegato ce ne accorgiamo subito qui. Oh, guardate qua. Non so se questo è un pin piegato. Spererei di no. Però sia soltanto un'ombra. Dov'è? Eccolo qui. Do un'occhiatina. È piegato. Sì. Ok.
brutta notizia per noi, questo processore non può essere riutilizzato a meno che non si riesca a raddrizzare questo pin, il che sembra leggermente impossibile. Vedete, si rischia di danneggiare anche gli altri, come ho fatto io ora. Ne hai danneggiato un altro. Ok, questo processore non può essere più riutilizzato, purtroppo. Cioè, si può, ma io non ne ho voglia di aggiustarlo adesso. Comunque, questo è un Intel, appunto, Celeron M, l'ho già detto. Lo mettiamo da parte e passiamo al piatto forte. Non che quello non fosse il piatto forte. Zoom a zero. Andiamo a esaminare, esatto, proprio l'alloggio del processore. No, questo non è l'alloggio del processore. O forse sì, eccolo qua, sembrava strano. Allora, questo che cavolo è che ci assomiglia tantissimo? Non ve lo so dire, per adesso. Ok, qui abbiamo l'alloggio del processore. In questo punto l'Intel si inseriva in questo modo, vediamo se riusciamo, che ne so, a rincastrarlo. Si inseriva nel socket, ecco qua, proprio in questo modo qui. E così rimaneva. Quindi teoricamente con quei due pin piegati potrebbe non funzionare più, comunque così è come era messo il processore. A rimuovere di nuovo, ecco qua. Ok. Ok, vediamo un po' di ingrandire. L'alloggiamento del processore si presenta in buone condizioni, da quel che posso vedere. Qui non c'è oro, mi sembrava che ci fosse oro anche qui, ma in realtà è solo sul processore, quindi più o meno questi 2-3 euro. Contro il valore del processore che sfiorava centinaia di euro probabilmente. Questo è l'alloggio, come vedete coincide perfettamente, è come un'immagine in negativo del processore che ora cerco di farvi vedere, ecco qui, vedete? Questa è l'immagine in positivo e quella è l'immagine in negativo praticamente. Stessa cosa vale per tutti i vari pin che ci sono qua dove andrebbe inserito. E qui ci sono quei due che si sono piegati, riesco a vederlo dall'alloggiamento. Qui c'è tutto il resto. E niente, sostanzialmente questo è quanto. Vado a zoomare sull'alloggio della RAM, ad esempio, che si trova proprio qui, eccolo qua. E qui possiamo osservare molto ingranditi tutti i vari contatti della RAM in sé. Ok, ora voglio andare veloce perché comunque questo video si sta facendo lungo. In ogni caso questo è un modo più pulito per farvi vedere come funziona qui. Questo ad esempio non so cosa sia, ma ho voluto staccarlo in ogni caso. Questo, qualunque cosa fosse, adesso non è più. Vediamo un po' se si può staccare. Eh sì, c'è proprio la sua presa. Che cosa sarà secondo voi? Potrebbe essere un microfono, volendo. Non lo so, comunque sia. Non voglio ipotizzare più di tanto, qui vi faccio fare un piccolo tour giusto un po' ingrandito di com'è questa scheda, così vi rendete conto un po' di come sono tutte le cose. Questo dovrebbe essere ad esempio quasi... Questo dovrebbe essere scorrimento in questo modo a 90 frame, una cosa del genere. Purtroppo l'iPhone può fare i video solo a 60 frame, di conseguenza voi non ve ne renderete conto. Ok, questa è la scheda madre, tutte le porte USB, bla bla bla, quindi... Il pezzo forte del processore, eccolo qua. Semmai dopo vi mostro come estrarre l'oro da questo processore. Per il momento vi faccio fare un piccolo tour e vi farò fare adesso di tutte le parti che abbiamo. E questo è giusto per darvi un'idea di tutti i pezzi che oggi abbiamo smontato. Potete vedere lì la scheda madre, il disco fisso da cui abbiamo rimosso la parte protettiva, tutti i vari sportelli con la batteria accanto. Poi abbiamo proprio l'hardware, tutto il case del PC. E qui abbiamo la parte esterna dello schermo, quella piccola parte lì. E qui tutte le componenti dello schermo. Ovviamente questo è il lettore DVD CD. E qui la parte del mouse. Ci sono tante altre cose che potrei elencare, ma che sono davvero tante. Oltre a un centinaio, se non 150 viti che abbiamo rimosso da tutto il PC. E sono veramente tante, ve lo assicuro. E niente, a questo punto io devo chiudere il video, non c'è granché da mostrarvi. Quindi, nonostante il disordine che abbiamo creato, il video è riuscito, sono molto contento. Ne faremo altri simili, abbiamo tanta tecnologia vecchia da smontare. Quindi, a questo punto, nonostante io abbia il dito fratturato, siamo riusciti a portare a termine questo video, quindi... niente, da Nick GL66 è tutto. Ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti.